Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video con un caldo veramente, veramente, veramente caldo oggi. E questo caldo si fa sentire perché mi sento veramente sottotono. Ho preso un caffè, ma veramente i primi caldi mi uccidono. Però oggi sono andata a fare la spesa e volevo farvi vedere il congelatore. Perché abbiamo deciso di comprare, adesso ho comprato anche il frigo. Ah, questo comunque non rimane, ah, ecco, rimane così. E facciamo uno svuoto alla spesa del congelatore. Ho preso prezzemolo, poi queste patatine fritte della McCain, molto buone. Poi piselli perché voglio fare una ricetta con il riso, uova e carote. Poi ho preso questi cornetti, i primi gelati della stagione. Questi cornetti classici. Ho preso per adesso questi piccoli. Poi ho preso come gelato questo, affogato al cioccolato, e domani sera invece mangeremo delle pizze surgelate. Questa tipo ad esempio non l'ho mai comprata fino ad oggi, speriamo che si presenti come la foto, mentre queste due margherite l'ho già prese, l'avevo prese anche un'altra volta e sono praticamente fatte a Napoli, una cosa del genere, sia sì, a Napoli cotta a legna. Questa è l'unica cosa che mi dispiace, che è sotto un po' bruciata, il bruciato in una pizza non fa benissimo, però vabbè, queste comunque sono buone. E volevo farvi vedere il congelatore perché è la prima volta che compro un congelatore fatto in questa maniera. Io ho sempre utilizzato questo di frigoriferi, mentre così non l'ho mai avuto in casa, però mi sembra veramente comodo. Perché ecco, è questo qua di questa marca qui, Ignis. L'ho pagato 199 euro, mi sembra. 179, 199. E praticamente è questo. E poi abbiamo comprato anche il frigorifero, però il frigorifero è un frigorifero semplice, normale. Però sono molto contenta di aver acquistato questi due elettrodomestici perché veramente il frigorifero di prima era diventato una cosa orribile, cioè non funzionava più, congelava male, poi sotto al frigo e non nella parte del frigo c'era un sacco di ghiaccio, quindi veramente era arrivato al capolinea, perciò abbiamo detto basta, adesso cambiamolo e ne compriamo uno nuovo. Infatti non mi sembra vero di avere un frigorifero nuovo che funziona bello, pulito, come appena lo compri, veramente sono contentissima. Così che almeno anche gli alimenti si mantengono meglio, perché anche quelli congelati, appunto nel congelatore del frigorifero di prima, non congelava così bene e quindi penso di conseguenza non erano come dovevano essere i prodotti. Quanto riguarda la parte beauty capelli, ho comprato questo termoprotettore della Biopoint. È uno spray termoprotettore che ritiene diamantite, vitamine complex e filtri UV, protezione garantita fino a 230 gradi. Lo sto utilizzando dopo ogni shampoo. Fatemi sapere se voi lo state utilizzando o conoscete questo prodotto, cosa ne pensate. Al momento mi trovo abbastanza bene, non ho bisogno neanche di mettere il balsamo perché con questo termoprotettore, quindi è anche un lisciante allo stesso tempo. Adesso magari oggi ho utilizzato uno shampoo che non è il massimo, devo essere sincera, cioè non fa più l'effetto ed è stato questo, ma non lo userò più perché appunto i shampoo dopo un po' sui miei capelli non fanno più effetto, perciò ne ho comprato un altro al carbone attivo dell'Equilibra, non so sinceramente come può essere, se l'avete provato fatemi sapere, sicuramente lo proverò uno di questi giorni, quindi magari vi lascerò una recensione poi nei prossimi video che farò. E perché i miei capelli sono un po' grassi, poi adesso che arriva anche il caldo si fa sentire, diciamo, questa cosa. Eccoci qua, siamo venuti al centro commerciale, cioè siamo appena usciti. In realtà oggi siamo stati in una fiera di cani, che c'erano praticamente delle esposizioni. Potevi fare il video, no? Vabbè, non ho fatto niente perché fa caldo. C'erano delle esposizioni di persone che ognuno aveva il suo proprio stand, beh, era una cosa piccola, e di cani che avevano partecipato a di varie razze, che avevano partecipato a concorsi di bellezza, varie gare. Quindi siamo stati un po' lì, ho portato anche il mio cagnolino Cookie, però era un po' timoroso, un po' pauroso, non so, forse c'erano tutti i cani Troppi grandi, esatto, cani, troppi cani. troppi cani, io ho messo, boh, cominciato a boh, aver paura, non so. Poi
siamo venuti qui al centro commerciale perché io dovevo vedere un paio di shorts, visto che online non sono riuscita a trovarli, come dico io. E sinceramente non li ho comprati perché, tipo, da Stradivarius non mi piacevano molto. Non lo so, erano un po'... non mi piacevano come calzavano. E mentre da Bershka ho preso solo una tuta fina per l'estate, quella con la manica corta e il pantalone attaccato. E secondo me, nera, secondo me molto carina e sfruttabile d'estate, sia per andare al mare che per andare in giro. Mentre tu hai comprato solo una semplice maglietta bianca. Non sapevo fare meglio, eh. Esatto. Non riesci a comprare una t-shirt. Però devo dire che quest'anno le cose che vedo, cioè con le nuove collezioni dei vari negozi, non c'è qualcosa che ti colpisce particolarmente. Io non mi ricordo gli altri anni com'era, sinceramente. Cioè, però mi sembra che c'era più cose belle. Invece quest'anno vedo che, ad esempio, per quanto riguarda l'uomo, va molto il ricamato nelle camicie, e poi costa pure. E poi va il croquet, ho visto. Chi è il croquet? È una roba fatta a uncinetto. E poi, comunque, poi, ah no, fai prima di qua. Sì. Oppure va un'altra cosa che va. Ho visto, tipo, da uomo tutte t-shirt che davanti ha una stampa e dietro ha tipo il disegno tutta la schiena. E a te questa cosa non ti piaceva, infatti neanche a me, sinceramente, a me faceva impazzire questo tipo di disegno. Invece per quanto riguarda la donna, non aveva tantissime cose estive, devo essere sincera. Ancora avevano molte cose primaverili, pantaloni lunghi e molto jeans. Infatti ho visto un vestito di jeans che, se ci fosse stata la taglia, penso l'avrei preso. Però forse è meglio che non, c'era la taglia, perché sennò avrei fatto il danno, perché non costava poco. E, però era molto carino, perché aveva la manica corta, i bottoni davanti e la cintura in vita. E dovevo, cioè, l'ho visto la S, però mi sembrava un po' troppo larga, e quindi dovevo scegliere la XS. Però vabbè, quindi niente. Questo è stato il nostro pomeriggio. E poi, un'altra cosa, ieri... Questo momento mi fa incazzare perché ieri era freddo, oggi si muore di caldo. Io mi sono vestita come ieri e sono morta di caldo. Sì, non si capisce più niente. Basta, non ne posso più. Basta, basta. Vero? Stop. Stop, o fai caldo o fai freddo. Esattamente. Solo che devo... Però guarda la macchina tua. Devo... Hai visto? Tutti, tutti ci guardavano, abbiamo un Ferrari. Non so che pià, però. Ah. Un toast. Sì. Dove devo fare un morsetto? Due toast abbiamo. Stasera bruschette, quindi si può mangiare tanto. E da bene non ce l'hai l'acqua? C'ho l'acqua, sì. E non ce l'hai prima? Eccola. Perché tu non la prima? Boh, non avevo voglia di rispondere. E dai. Stasera bruschette, vero? Per sì, bruschetta di mamma, che hai fatto mamma. E adesso merenda con toast. Due toast. Buonasera, benvenuti a mettere sulla Fabio. E due toast. 360 per essere spostato, grazie. No, no, no. Che taglia le piante, che si passa più. Oh mio Dio, mi hai fatto piangere un colpo. Siamo qua da King Sport, però in realtà non si sa cosa comprare, vero? Devo comprare una felpa, ma non ce l'ha più, già caldo. Comunque questo è il mio outfit. Outfit. Non mi vesto mai così, a dire la verità. Se però... avrete ce vesti invece. No, perché non mi sento tanto più agio. Ma stai benissimo, stai benissimo. Lo so che sto benissimo, però... Dai, eccoci qua. Dai. Comunque, eravamo alla King, basta. Eravamo alla King. Manna. Eravamo alla King perché dovevi comprare una felpa, una a maggio la felpa. Ma scusa, ma dopo la sera è freddo. Vabbè, perché prendete già tutte maglie, però si accorciano perché è sbagliato il lavaggio. Cioè, perché queste le maglie 100% cotone, c'è scritto dall'etichetta che vanno lavate a mano. Però non si possono lavare sempre a mano. Non posso mettere la maglia. C'è tempo di lavarla a mano. Quindi si lava la lavatrice, dopo la scorcia tutta la lavatrice. Come sta maglietta, era doppio quando l'ho comprata. E quindi niente, siamo usciti e non abbiamo comprato niente.
Poi vogliamo dire questo aggiornamento, che giovedì sei andato, dov'è che sei andato? Sono andato in pista a Magione con la moto a girare. Esatto, perché lui è motociclista. Non so di più. È andato nella pista di Magione, non era mai andato, era la prima volta. Mentre è andato a un paio di volte lì, quella di Misano. Che un paio, 4-5 volte a Misano. 4-5, un paio e due. No, è cosa, un quarto? Cosa gli dico? Però Magione, che voto daresti a quella giornata? No, più bella Misano, molto più bella Misano. Anche perché la moto non aveva il setting giusto. Esatto, infatti sei arrivato ultimo. No, non sono arrivato ultimo. Moto non girava. E niente, quindi ci riaggiorniamo più tardi. Oggi Cookie... Oh, ma non addosso a me! Oggi Cookie vado io e pare, che palle però! È boccato in tuo ristorante? Esatto! Abbiamo portato il cane qua in spiaggia, però l'unica cosa è che l'ho lasciato libero, ma... Va dove... Cioè, oggi proprio non ascolta, va dove gli pare. Boh, chissà perché. È entrato dentro anche un ristorante. Vabbè, comunque siamo nella spiaggia. Se oggi è caldissimo, va bene, facciamo due passi e via. Oggi questo cane è un birbantello. È entrato in ristorante perché sente profumo di pesce. E noi dobbiamo sempre rincorrere. No, io devo sempre rincorrere. Adesso lo leggo perché oggi non si tiene. Mamma oggi mia. È un birbantello, Cookie. Comunque oggi siamo qua in questa, comunque nella nostra zona che si chiama Porto Recanati. Oggi è veramente caldo, tante persone stavano al mare, veramente in spiaggia, alcuni stavano facendo anche il bagno e... Oh. Noi siamo venuti un attimo qua in un parco perché volevamo un attimo perché volevamo un attimo stare in tranquillità, un po' lontano dal caos, perché sinceramente qua d'estate si affolla tantissimo di persone e niente. Perciò è così. Comunque quando c'è il bel tempo, le varie giornate, il mio umore cambia tantissimo. Infatti sono tanto, cioè io dovrei vivere 365 giorni all'anno in un posto che c'è sempre bel tempo. So che sarei molto molto più felice. E dai. No, dicevo che se io vivessi in un posto 365 giorni all'anno che c'è il sole, il bel tempo, ma non eccessivamente caldo, ovviamente, perché il caldo non lo sopporto, cioè non mi fa venire, mi fa innervosire, penso che sarei benissimo. Il mio umore ne risenterebbe tantissimo, mentre se dovessi stare in un posto che è sempre brutto tempo, cioè comunque le giornate, cioè gran parte delle giornate sono nuvolose, piovose, insomma, è freddo, no, non tanto il freddo, ma insomma, non è bel tempo, il mio amore sarebbe sempre a terra, quindi niente, insomma, sarebbe magari un sogno, perché vivere 365 giorni all'anno in un posto che c'è veramente sempre bel tempo, ma non so dove sia. Va bene, comunque, oggi la giornata è andata così, i ponti sono finiti. E quindi c'è solo sabato e domenica. Dobbiamo andare in chiesa. E dai, è finita a fare le foto alla macchina? No, aspetta. Mamma mia, ma io voglio sapere, cioè, ma anzi già so la risposta, quindi neanche farò la domanda. Stiamo guardando queste case che stanno qui con questa siepe. Penso che si sciala veramente, perché c'è il posto macchina proprio qua davanti, che in teoria non so se è di proprietà di queste persone o no. Però penso che qua si sciala proprio. Anche adesso ti metti lì sotto una pianta a fare una grigliata. Bello. Oh, ma te la finisci a fare sti suoni? Eccomi di nuovo qua con questo ciuffo pazzo. Comunque, finisco il video dandovi un piccolo aggiornamento sulle serie TV del momento che sto guardando, che ho finito. Allora, ho finito Ted Lasso, le tre stagioni, ci ho messo 2 settimane più o meno per finirlo, e sinceramente, allora, ve la consiglio, forse l'avevo detto in qualche altro video, non lo so di preciso, però comunque ve la consiglio. E l'unica cosa che secondo me la stagione migliore rimane la prima,
mentre le altre un po' alti e bassi, cioè a volte è un po' noiosa, a volte ti prende, un po' così e così. E la terza stagione ho fatto un po' fatica comunque a star concentrata a vederla e quindi niente, ho vista così un po' a random. Però vabbè, comunque mi sento di consigliarla perché non è una brutta serie, però ecco, va vista magari con il mood giusto. Poi sto vedendo la terza stagione, adesso ho iniziato da poco la terza, perché è uscita adesso, la terza stagione di Valeria, che è una serie su Netflix che mi piace molto, una serie spagnola, credo che sia ambientata a Madrid. Mi piace molto perché dura, poi non dura tantissimo, dura tipo 30, 30 minuti, 37 minuti così. Parla appunto di questa Valeria che è la protagonista con il suo gruppo di amiche, le varie vicende, ciò che capita a lei, ciò che capita a loro, le confidenze, gli amori, i segreti, i litigi, insomma varie cose un po' della quotidianità e ogni stagione è incentrata appunto su una problematica diversa. Lei è una scrittrice, quindi diciamo la prima stagione, per chi non l'ha vista, mi sembra che era molto incentrata sul fatto che lei non riuscisse a scrivere un libro, la storia, insomma una cosa del genere. Però molto carina, la consiglio, proprio un ottimo passatempo. E adesso forse vedrò un'altra puntata anche adesso. E poi ho ancora da vedere Silos, che avevo visto i primi episodi, poi dopo l'ho un attimo abbandonata, ma non perché non mi piacesse, ma mi piace solo che mi sa che faccio uscire tutte le puntate e poi me le vedo tutte in una volta. E poi basta, queste sono le serie TV del momento. Credo che questa settimana esca anche Non ho mai, quella lì non ho mai fatto l'ultima stagione, e anche quella di Zero Calcare, che comunque sono anche quella l'ho vista la prima stagione. Va bene, il video finisce qua. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e scrivimi anche un commentino. Ciao, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!